riparte Criston in palleggio contro Billy Barron, cerca di accelerare sulla linea di fondo, poi si mette spalle a canestro, prova ad attaccare l'area, tira Catinto indietro. Si è riuscita veramente l'obiettivo di disinnescare i produttori di vantaggio. Lo scambio fra Criston e Kane, palla di ritorno per il numero 0 che attacca Mitru Long, tira sopra all'aiuto di Kyle Lines, ancora Semaj Criston. Poi a Milano di punire il mismatch vicino a canestro, ancora un possesso di squadra giocato con un timing di altissimo livello. Dall'altra parte Figlioli riavvicina tutto e con dei tempi perfetti trova un Ricci posizionato benissimo per ricevere l'assist. Nelle migliori giornate Brandon Davis, un grande Semaj Criston, lob per Radosevic, accoppiato a Devon Hall, consegnato per Criston, Machiura con 2 secondi, prende, spara e segna! JP Machiura si sblocca così! Provoca la rimessa a favore di Milano, qua si rivede una della specialità della casa, JP Machiura, piede a posto su questa uscita e tripla. Pubblico anche in un momento europeo non particolarmente felice per Milano, penetrazione di Tonut, stoppato da Kane, riparte Criston molto veloce in transizione sulla corsia centrale. Che raccontano come questa sia una piazza che ormai è un appassionato nella sua consistenza difensiva. Fanno 13 per Niccolò Melli, Dom attacca Devon Hall, palleggio arresto e tiro, la risposta di Mike Dom. Harper cerca di attaccare portandosi verso l'angolo, poi va a cercare il mismatch Kane contro Mitru Long, finta di passaggio, Kane riapre nell'angolo, spazio per il tiro di Demonte Harper, piedi per terra, molto altruista e paziente Kane. Un mettere antisportivo, ha dovuto mostrare agli arbitri chiaramente che stava giocando con l'intenzione di toccare il pallone. Rimessa a Tavernelli, Figlioli si alza per la tripla e la segna, 71 Bertram, Dertona 48, terzo quarto dominante per l'Olimpia, piccolo sorriso per Tortona sul tiro di Figlioli, vediamo se può portare qualcosa di positivo. È difficile per Barron che ci ha più volte dimostrato che nel tiro da 3 punti, anche contestato, lui può sempre produrre qualcosa di buono. Segna anche Radojevic da 3 punti e per il lungo 3 su 44 nel tiro da 3 punti, secondo migliore nella percentuale. Qui la butta via Tonute, la intercetta Figlioli che fa partire un altro degli ex di questa partita insieme a Pippo Ricci. Biliga blocca per Mitru Long e si alza per il tiro ma viene stoppato da Candy, il rimbalzo lo raccoglie Machiura che lancia proprio aria, Biliga lo chiude, lo costringe a tornare indietro, Radojevic s'accoppia con Devon Hall, Dom lo va a cercare per sfruttare il mismatch, sul raddoppio c'è il taglio backdoor di Machiura, attacco intelligente di Tortona che sfrutta i vantaggi per... Si sia visto del buon playmaking, grande capacità di gestire il ritmo, anche capacità di gestire alcuni possessi.